Buonasera cari amici, eccoci qua, ci siamo, ore 18, puntuali come sempre, pronto Telenova, mercoledì, trasmissione dedicata ai consumatori, in collegamento come sempre Rosario Trefiletti, Presidente Centro Consumatori Italia. Rosario, buona serata. Buona serata a te Alberto e a tutti i nostri cari telespettatori. Chi vuole intervenire su temi relativi a tutti noi consumatori lo può fare, il numero ormai lo conoscete, 02, oppure brevi messaggi su WhatsApp col 335. Con Rosario Trefiletti oggi vorremmo iniziare la trasmissione parlando di un problema che attanaglia moltissime persone, soprattutto nelle grandi città come Milano e Roma, il problema rinnovo del passaporto. Pensate un po' che tutte le associazioni turistiche hanno detto che sono stati persi nel biennio 2022-2023 300 milioni di euro per persone che volevano fare viaggi all'estero e non sono riusciti a rinnovare il passaporto, dunque non sono partiti. Questa cifra, 300 milioni, è pari a circa 167 mila viaggi in meno. È un problema in particolare a Milano, Roma, Bologna, Genova, Torino e Padova. Ci sono tempi di attesa lunghi anche, ahimè, per un altro documento elettronico, le carte d'identità. Per quanto riguarda i passaporti, il ministro Piantedosi aveva promesso a gennaio più personale agli sportelli, ma ci dicono la situazione è ancora bloccata. E oltretutto andiamo verso il periodo pasquale, che è un altro periodo di grossi movimenti e quindi di conseguenza di richiesta di documenti, tra i quali il passaporto. Ricordiamo che oggi, anche per andare in Gran Bretagna, dove fino a che la Gran Bretagna era nell'Unione Europea bastava la carta d'identità per noi italiani, adesso serve il passaporto. Quindi la massa di richieste è aumentata. Rosario, voi che cosa proponete per tentare di arginare e risolvere la questione? Sì, aggiungerei alla tua perfetta presentazione che c'è un ulteriore problema per quanto riguarda questa indecenza, la chiamo così ma poi ripeterò che è un'indecenza, e perché la denuncia è relativamente alle questioni del turismo, il fatto di non poter fare viaggi e via dicendo, ma la questione è anche sul lavoro, non solo il diporto, andare a fare una vacanza all'estero che altro, con tutte le questioni e tutti gli inghippi che si sono appunto succeduti. No, il problema è anche quello del lavoro, ma tu pensa a molti imprenditori, noi siamo un paese importatore, esportatore, tu pensa a tutti i contratti che si devono fare proprio sul versante appunto delle esportazioni e tutto quanto è nel campo anche dei confronti, delle discussioni, degli accordi che si devono fare, il lavoro. Ecco, noi perdiamo e non c'è una valutazione su questo, mentre invece hai fatto bene a fare la valutazione sul turismo di 300 milioni, ma è altrettanto pesante il danno all'economia del nostro paese. Ripeto, è un'indecenza, qui stiamo parlando dei passaporti come se anche qui si dovesse fare del turismo, in questo caso burocratico, sì. Mentre c'è il turismo sanitario, per cui ci sono le liste d'attesa incredibili e devi fare passare da una città all'altra per avere una visita, beh, qui sul passaporto ci sono dei casi in cui per avere il rinnovo o anche il rilascio, perché il problema è ambedue, sia il rilascio che il rinnovo. Certo. Allora, questa indecenza, in attesa, ahimè, di tempi che noi auspichiamo rapidissimi per poter appunto sanare questa situazione, semplificare la burocrazia, per esempio pagamento online, non andare alle poste a pagare, ma insomma ci sono tante questioni che possono essere affrontate oltre all'aumento del personale, ma insomma facciamo un'operazione anche congiunturale, e cioè la proposta è: il ministro degli interni decreti, faccia una legge, insomma faccia quello che deve fare. Per esempio, noi sosteniamo che basta l'identificazione di o di un ufficio della questura o di un ufficio delle poste, mettiamo in campo le poste. Che in ogni paese, in ogni rione ci sono decine di uffici postali, dove a riconoscimento individuale
si mette un timbro, il rinnovo del passaporto per 6 mesi, un anno, in modo da, diciamo così, diminuire fortemente le fila per il rilascio, non solo per il rinnovo, ma per il rilascio del passaporto. Non ci vuole molto a pensare cose di questa natura. Certo. Ecco, questa è la nostra proposta. Anche per superare questa fase di impasse. Abbiamo una chiamata. Pronto? Buonasera. Sera, mi chiamo Emilia Carosi, abito a Trezzano sul Naviglio. Buonasera, prego. E ho 81 anni. Sì. Allora. Complimenti. Questo signore, grazie, questo signore che sta parlando, era un po' che non lo sentivo in televisione. Io l'ascolto volentieri perché lui, dalla sua bocca escono cose sagge, che però nessuno vuol prendere in mano. Perché? Perché non vuol prendere in mano le situazioni che lui dice a noi popolo? Perché i nostri governanti non ne hanno la capacità, una, non ne hanno la voglia, perché non fanno poi per loro il portafoglio. Perché abbiamo la sanità a pezzi, nessuno si muove, non abbiamo infermieri. C'è mia figlia che lavora al Trevuzio, non fa mai riposo perché al Trevuzio, sapete, a Milano, cosa non c'è dentro quell'ospedale lì, fa una notte dietro l'altra. Sì. È una vergogna, una vergogna. Io che devo fare gli esami, ma l'unica cosa che vi dico, alla mia età, a me non arriva più da Roma il cedolino della mia pensione. Io sono un ex dipendente ospedaliera. Io ogni anno mi devo recare, fare 4 chilometri a piedi da dove abito a Trezzano sul Naviglio, andare dall'impiegata che viene da Monza, sì, perché è un patronato, mi presento e le dico: buongiorno signora, sono ancora viva. Lei trasmette a Roma che Carosi Emilia è viva. Ma se io voglio sapere i miei interessi, non li posso sapere. Certo. Il movimento sulla mia pensione, perché fanno tutto loro. Allora io vi annuncio una cosa: se qui la capa del governo non si mette in testa di cambiare i sistemi e lasciare le cose che sono invece di complicarle, si troverà la gente anziana come me con le mani in faccia, perché noi la meniamo. Grazie signora, grazie, abbiamo capito perfettamente. Insomma, la signora Emilia ha tessuto gli elogi nei tuoi confronti per quello che dici, Rosario, però ha altresì detto che molto spesso i politici poi non raccolgono quelle che sono le giuste lamentele. Beh, quando non le raccolgono, noi continuiamo a denunciare, perché è il nostro compito. E anche grazie alla tua trasmissione, che ci dà la possibilità di amplificare queste nostre denunce, noi continueremo a batterci per i diritti dei cittadini. Poi quello che diceva la signora rispetto alla sanità è un vero e proprio dramma, ma lì non ci sono solo problemi di carattere burocratico, lì ci sono anche scelte politiche, che si vuole danneggiare la sanità pubblica, sì, lo dico e lo esplicito, per aiutare, per fare in modo che la sanità privata prevalga su quella pubblica. Avevamo un servizio sanitario, io credo tra i migliori al mondo, forse il migliore al mondo, si sta facendo di tutto per buttarlo in negatività, e questo non va proprio bene. Bisognerebbe che non solo ci sia la voce di Trefiletti, ma ci sia la voce di tanti cittadini che partecipino, come alla tua bella trasmissione, dove possono dire le cose, e poi farsi sentire laddove possono, appunto, su queste loro questioni che pongono e sono serie. Senti, la signora Cristina ci manda un messaggio per tornare all'argomento iniziale e dice: devo prenotare il rinnovo del passaporto. A Milano non riesco a trovare uno spazio nemmeno tra 3 mesi. Ma perché oberare la polizia, la questura di questa incombenza? Non si potrebbe dare ai comuni o alle poste il compito di rilasciare i passaporti? Io non so se naturalmente altri enti possono rilasciare questo documento, però la signora Cristina la vede anche come un'incombenza supplementare alla normale attività della polizia. Condivido in pieno, ed è da lì che discende la nostra proposta di aprire agli uffici postali il riconoscimento
e immediato rinnovo del passaporto, anche se transitoriamente, 6 mesi, 1 anno. Insomma, si studi la questione, si dica magari che non si può fare perché ci sono regolamenti internazionali che non lo permettono. Beh, ma lo si dica, si faccia qualcosa, perché aspettare che facciano le assunzioni in polizia, le assunzioni nelle questure e via dicendo, beh, credo che passi del tempo e la situazione rimane quella drammatica che è. Ecco, bene, condivido in pieno quello che dice la signora, perché è anche il nostro pensiero. Si mettano in campo, si sbrigli un po' la fantasia e le responsabilità istituzionali. Ecco, Gaetano addirittura propone, dice, ma come c'è un ente come la motorizzazione che rilascia i libretti di circolazione per le auto, perché non facciamo un ente apposito per rilasciare i passaporti e quindi togliere alla polizia questo gravoso compito? Ecco, guarda, anche qui vedi cosa è importantissimo il rapporto con i cittadini e queste cose che dicono. Perché, per esempio, con la denuncia che fa adesso il cittadino, mi ha fatto venire in mente che la patente di guida, che è un documento importante di identità, beh, lo rilascia appunto la motorizzazione, e quindi è un documento di identità che è rilasciato non dal comune, non dalla polizia, ma rilasciato dalla motorizzazione. Ecco, si mettano in campo anche strumenti come questi, più che strumenti, diciamo, organizzazioni come la motorizzazione, insomma, ma si mettano in si rimbocchino le maniche e diano una risposta ai cittadini. Questa è la questione. Ecco, invece il signor Giovanni ci parla dell'aumento dell'RCA auto, dell'assicurazione auto, e dice: mi è arrivato il rinnovo della polizza con un 25% di aumento, ma è possibile una cosa del genere? Beh, è la denuncia che abbiamo fatto, anche se non mi sbaglio, nell'ultima o nella penultima trasmissione, l'aumento delle tariffe RCA auto, che è veramente notevole, soprattutto al sud, per la verità. Al sud gli aumenti sono clamorosi addirittura. Sta intervenendo l'IVAS, che è l'autorità di controllo delle assicurazioni, ha diciamo così sottolineato questa cosa che non va bene, e però intanto il cittadino ha lo strumento, ahimè. Capisco che poi qualcuno potrà dire: sì, uno non si impicca in un albero e va a impiccarsi in un altro albero. Però intanto cerchiamo l'altro albero, diciamo alla nostra assicurazione: guarda, io cambio, perché se mi fai questi aumenti cambio, e cerco, se ci sono appunto possibilità decisamente inferiori, e quindi faccio questa scelta. Intanto dite alla vostra associazione che avete intenzione di cambiare per via di questi aumenti. Altra chiamata, pronto? Buonasera. Buonasera, sono Riccardo di Como. Buonasera, signor Riccardo, prego. Ascolti, volevo dire, a proposito del... Sì, dicevate che la sanità avevamo la migliore, avevamo anche i diritti sul lavoro, che avevamo i migliori del mondo, sì. Che è andato a finire tutto. Volevo dire sui passaporti, io abito in un comune qua nella provincia, sotto i 15.000 abitanti lo fanno già le poste. Cioè, il comune sotto i 15.000 abitanti? Lo fanno già, si può già farlo. Io abito in un comune sotto i 15.000, ah. Il passaporto si va a fare in posta. Ah, già alla posta? Sì, si va già alla posta, sotto i 15.000 abitanti però il comune. Certo, e quindi diciamo i paesi più piccoli? I paesi più piccoli, sì, non vanno nella città, non andiamo a Como, a Lecco o dove... Andiamo nel nostro comune che è sotto dei 15.000 abitanti. E quindi... poste. Certo, poi io non so se la posta, la posticciola di 2.000 abitanti fa anche il passaporto, questo non lo so. Ma qui... parlo di un comune di 13.000 abitanti. Quindi i tempi sono più brevi, dice lei? I tempi sono più brevi. No, si va lì, si parla, c'è proprio lo sportello che fa il documento di identità. Sì, no, sì, perché c'è proprio lo sportello, si parla con l'incaricato che fa solo carta d'identità anche, come prima si fa passaporti, so queste cose qua, quindi
ci vuole sì qualche magari un paio di mesi, una cosa del genere, ti arriva il passaporto. Certo, poi faranno sempre poi capo alla questura centrale. Grazie signor Riccardo. Allora, il signor Riccardo ci ha dato questa informazione, un piccolo paese, alla posta si può andare per il passaporto, ovviamente poi bisogna attendere il tempo necessario, perché poi ovviamente c'è la trasmissione informatica dei dati alla questura. Comunque, ecco, questo è già un'iniziativa positiva, no Rosario? Sì, cominciano a ragionare, perché effettivamente è limitata, vero, cioè... però, ma diciamola tutta, è quello che dicevo io all'inizio, che bisogna fare turismo burocratico. Io guarda Alberto, per la carta d'identità elettronica che volevo appunto fare in attesa, perché scadrà tra un anno, no, mi sono informato per farla e via dicendo, beh, io devo andare da Roma, devo andare a Civitavecchia, devo andare, se voglio risparmiare sui tempi, perché Roma è francamente impensabile poterla fare in tempi brevi. Sto parlando della carta d'identità, sì, è sì. Vero che ci sono anche il coinvolgimento dei piccoli comuni per quanto riguarda il rinnovo dei passaporti, ma è ancora del tutto insufficiente. Bisogna fare una cosa rapida, certo. Bisogna fare individuazione, controllo dell'identità e timbro automatico nel giro di qualche secondo, rinnovo per almeno 6 mesi, o meglio sarebbe almeno per un anno, in modo da dare la possibilità in quest'anno di fare le cose come devono essere fatte. Speriamo che la tua voce arrivi anche a Roma, da chi naturalmente ha competenze e ha potere di agire in questo modo. Tra poco ancora insieme a Rosario Trefiletti, ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria. Eccoci ancora in vostra compagnia, in compagnia soprattutto di Rosario Trefiletti, presidente Centro Consumatori Italia. Stiamo parlando del tema dei ritardi, delle lunghe attese per ottenere i passaporti. Un nostro telespettatore, Marco, ci scrive: ho saputo che per ottenere il passaporto in tempi più rapidi bisogna presentarsi avendo acquistato un biglietto aereo, e c'è chi va a acquistare un biglietto aereo su una tratta che costa molto poco per ottenere il passaporto. Mi sembra questa veramente una cosa assurda. Sì, c'è, diciamo che ci sono le facilitazioni per chi porta in questura o negli uffici preposti il fatto che deve andare assolutamente all'estero per motivazioni assai gravi, generalmente collegati a questioni sanitarie. È vero, c'è una facilitazione, ma questo non risolve il problema. E poi soprattutto mi è da ridere, insomma, comprare un biglietto aereo che non ti serve per andare a fare il rinnovo del passaporto, ma francamente, insomma, è vero, l'ho sentita anch'io sta cosa. No, ma poi esiste effettivamente la facilitazione, non alla risoluzione del problema. Certo. Senti, ma la fantasia anche dei telespettatori. Mauro ci dice: ma si parla tanto dell'intelligenza artificiale, non potrebbe essere organizzata proprio a questo scopo? Non lo so se è possibile arrivare a questo. No, ma potrebbe anche essere possibile, però insomma stiamo attenti su identificazione, passaporti, carte d'identità, di non fare in modo che poi ci siano violazioni della privacy importanti, come per esempio, le abbiamo parlato anche da te, come per esempio quello di costruire pacchetti informativi che poi vengono messi sul mercato per altre esigenze che vanno da cose già gravi per quanto riguarda il commercio e la pubblicità, gravissime magari per quanto riguarda le elezioni nel nostro paese. Ci possono essere anche manipolazioni, informazioni sbagliate. Pensa un po' te, se dovesse arrivare in tempo reale attraverso l'intelligenza artificiale a tutti i cittadini, in cui Rosario Trefiletti che si candida a qualche istituzione e che poi è stato accusato di pedofilia. Cioè, ecco, attenzione su queste, certo, questioni. Da prendere, attenzione, molto delicata questa. Da prendere con le molle. Ecco, invece la signora Giovanna ci dice: ma continuo a leggere sui giornali, a sentire nei telegiornali che il prezzo del gas è in diminuzione, ma secondo lei vedremo qualcosa anche sulle bollette, cioè questa diminuzione, otterremo dei vantaggi anche sulle prossime bollette?
Allora, effettivamente è vero, è sceso il prezzo del gas e il prezzo, quindi relativamente anche quello dell'elettricità, rispetto ai picchi del 22, cioè non è che è sceso, non è ancora tornato alla normalità del 2021. Ecco, è sceso e abbiamo detto, ma guardate che è sceso, non si capisce perché non scendano pure sia le bollette, ma udite udite, devono scendere anche i prezzi nel mercato. Nel mercato intendo dire in termini generali, sia l'agroalimentare ma sia anche di tutti gli altri aumenti che ci sono stati, proprio perché l'energia sta scendendo da un anno a questa parte e anche le materie prime, i prezzi stanno scendendo e anche il petrolio è attorno agli $80 al barile, non è più a 121-125 quando era nell'anno della grande inflazione. Quindi, caro Alberto, posso solo dire una cosa per chiudere questo mio intervento. Speculazioni in atto. Speculazioni in atto. Infatti un altro telespettatore si collega, prima Giovanna che ci chiedeva relativamente al gas, invece c'è un altro telespettatore che ci dice: io viaggio molto in auto e vedo, constato, che lo scandalo del costo della benzina sulle autostrade prosegue. I prezzi autostradali della benzina sono decisamente più alti rispetto a tutte le altre situazioni. Perché? No, ci sono due questioni. I prezzi in autostrada, questa è la questione generale. Il prezzo in autostrada è sempre comunque superiore, anche in momenti in cui i carburanti costano molto meno, il prezzo in autostrada è sempre superiore. Perché lì ci sono costi maggiori per l'approvvigionamento dei carburanti, per via sia dei costi di trasporto, ma anche e soprattutto dei costi del personale che devono fare 24 su 24. Certo. Anche devono essere quindi sabato e domenica, certo. Costi decisi, e anche sabato e domenica, ovviamente, sempre aperti devono essere. Quindi i costi saranno sempre superiori a. E tanto è vero che uno dei consigli che noi diamo, attenti, quando c'è uno svincolo autostradale vicinissimo, uscite, fate il pieno lì e poi rientrate. Ecco, vabbè, ma comunque questo è pleonastico. Detto ciò, lo scandalo è l'altro. Lo scandalo è che diminuisce il prezzo del petrolio e non diminuisce il prezzo dei carburanti, sia in autostrada e sia anche nei chioschi normali della normale, appunto, attività automobilistica. Quindi anche in questo caso, a tuo avviso, ci sono speculazioni, perché a volte... Esattamente, lo abbiamo denunciato e continuiamo a denunciarlo. Cioè non c'è spiegazione in questo momento perché la benzina debba costare così tanto? No, infatti abbiamo detto che non abbiamo più raggiunto i picchi del 22, quando la benzina arrivò a 2,2, 2,3 in alcuni casi, poi lì c'era da arrestare quello che faceva queste operazioni a 2,5 euro. No, però voglio dire, anch'io sono stato in autostrada per motivi di iniziative, eccetera, eccetera, ho visto che ormai bellamente si superano i 2 euro, cioè francamente incomprensibile. Grazie Rosario, appuntamento come sempre a mercoledì prossimo. Se mi inviti, sì. Allora sei invitato. Grazie ancora. A mercoledì prossimo. Grazie a te, Alberto. E io vi ricordo che noi torniamo come sempre domani alle 18. Adesso è il momento di Anteprima Nova Stadio con Paolo Pirovano. Buon proseguimento, buona serata a tutti.